Il titolo di oggi è da Il Sole 24 Ore domenica, pagina 38. Il titolo è Tormenti di amori impensabili. È un articolo di Luigi Paini dedicato al film L'amore non perdona di Stefano Consiglio. Scrive Luigi Paini: che deve fare una donna di 60 anni, vedova, con una figlia sposata e un nipotino? Starsene tranquilla, è ovvio, vivere un'esistenza normale, codificata, come ci si aspetta, giustamente, da lei. E invece Adriana, infermiera italo-francese in un ospedale di Bari, non ci sta. Oddio, non è che la sua sia una rivolta programmata, capita così, quasi per caso. Un immigrato marocchino 30 anni più giovane è subito attratto dalla sua gentilezza al pronto soccorso. Si rivedono a casa di lei e due solitudini si incontrano. Immaginarsi lo scandalo all'ospedale, nel palazzo, soprattutto in famiglia. E più avanti, scrive Luigi Paini, trama semplice, semplice, quella del film di Consiglio, una sorta di cartina tornasole per far emergere pensieri nascosti e pregiudizi, ma anche slanci di generosità. Una storia che ha assolutamente bisogno, per reggersi, di un interprete fuori dal normale. E Ariane Ascaride, grandissima attrice francese, è più che all'altezza del compito. Si immedesima in Adriana con una forza commovente, assecondandone con i suoi enormi occhi e il musetto da topo le violente tempeste interiori. Seguire il cuore o rientrare nella norma, chiudendo la porta a una felicità possibile, per quanto sicuramente instabile. Questo il non facile dilemma, vissuto però con estrema compostezza.